Seconda giornata del Forum Risk Management in Sanità ad Arezzo, anche oggi tanti temi sui tavoli, tanti appunto gli spunti di confronto e tra questi il piano vaccinale e la variante Omicron. Una variante particolarmente contagiosa della quale però si sa poco. Sì, sembra essere abbastanza contagiosa, forse un po' più della Delta, però è tutto da accertare in questo momento. Allo stesso tempo, per quanto riguarda anche la capacità di diminuire parzialmente l'efficacia dei vaccini, c'è una certa incertezza, potrebbe diminuire per esempio la protezione nei confronti dell'infezione, ma non nei confronti della malattia, ovvero sia potrebbe continuare a proteggere dalla malattia grave, specialmente se una persona è coperta anche con la dose di richiamo, con la terza dose. Per quanto riguarda la cosiddetta virulenza, cioè l'aggressività, non sembra assolutamente essere maggiore di quella delle altre varianti, si ipotizza anzi che la maggior parte dei casi, soprattutto nelle persone vaccinate, sia davvero molto lieve. Come anche le altre varianti, è possibile che comunque i vaccinati si possano infettare, questo non ci sono dubbi, però noi sappiamo benissimo, ormai ci sono evidenze che lo dimostrano anche con i numeri di ricoverati attuali rispetto a quello che accadeva un anno fa, quando non avevamo i vaccini, che i vaccini hanno un impatto assolutamente importante su quello che è il decorso di una possibile infezione anche da vaccinati. Il forum è un modo anche per parlare delle terapie monoclonali. Arezzo è stata in questo senso all'avanguardia. Sì, diciamo che ad Arezzo abbiamo iniziato l'uso come in tutto il resto d'Italia a metà marzo e da metà marzo ad oggi abbiamo utilizzato 480 trattamenti per altrettante persone che devo dire hanno dato risultato, perché noi ad Arezzo in questo momento abbiamo dai 7 agli 8 pazienti ricoverati e riguardando poi i dati di altri ospedali che hanno reparti Covid il numero di ricoverati è sicuramente molto più alto. È ovvio, su questo si va a impattare anche in percentuale la popolazione vaccinata nell'ambito delle varie province. Però l'impatto dei monoclonali sulla salute dei pazienti e devo dire anche sull'ospedale è notevole in questo momento. Ecco, terza dose, l'ho già detto lei, l'importanza di effettuarla e poi il vaccino per i bimbi sotto i 12 anni ci sembra di capire che arriverà a fine dicembre. Sì, diciamo che una volta approvato come è stato dalle agenzie regolatorie si tratta dopo di renderlo disponibile, naturalmente si renderà disponibile più o meno intorno alla metà di dicembre, quindi ci sarà la possibilità di vaccinare anche questi bimbi di età compresa fra i 5 e gli 11 anni. È importante proteggerli perché anche se raramente possono andare incontro a delle complicanze di gravità variabile, dopo questo servirebbe anche a far diminuire la velocità di circolazione del virus. Le cronache ci raccontano che circola adesso in una specifica fascia di età, appunto i non vaccinati o comunque sia nelle scuole. È di poche ore fa la decisione appunto del governo di tornare sostanzialmente indietro rispetto a quello che era stato proposto, però insomma l'importanza del tracciamento ci sembra che sia da mettere ecco, in evidenza. C'era una grossa difficoltà da parte sia delle scuole, dei responsabili delle scuole, delle ASL, anche i dipartimenti di prevenzione sono oberati, riuscire sostanzialmente a tenere in vita un protocollo un po' più complesso, questo era il motivo che appunto faceva sì che si ricorresse più facilmente alla quarantena, dopodiché vista la disponibilità della struttura commissariale sostanzialmente ad assicurare la realizzazione di quel protocollo, e allora si è dato appunto fiducia a questa possibilità e adesso naturalmente questo comporterà un impegno maggiore, ma si spera che si potrà realizzare il protocollo che era stato previsto in precedenza.